Stand espositivi, mezzi tecnici e attrezzature in corso Vittorio Emanuele per celebrare la chiusura della settimana della Protezione Civile. Barletta rende omaggio alle forze dell'ordine, ai volontari e alle associazioni con le iniziative lungo una delle arterie principali della città. Il ruolo del volontario, soprattutto in ambito di protezione civile, è fondamentale. Quindi con oggi vogliamo appunto sensibilizzare la cittadinanza e vogliamo anche appunto dire che c'è una presenza attiva delle associazioni e dell'amministrazione che intende appunto tessere sempre di più questo rapporto. Non solo il sostegno dell'amministrazione comunale, ma anche il supporto logistico reciproco che fa della protezione civile un valore aggiunto sul territorio. Oggi era l'occasione per dare loro lustro, per dare loro la rilevanza che normalmente hanno durante tutto l'anno. Sono in grado di intervenire in pochissimo tempo. Uno degli ultimi episodi è stato quello dell'incendio di una condotta del gas in via Canne. Beh, nell'arco di qualche minuto sono intervenuti tutti, abbiamo portato via dagli appartamenti le persone che stavano male, abbiamo isolato la zona. Il loro aiuto è veramente, il loro intervento è sempre molto preciso e abbastanza celere. Fondamentale anche la sensibilizzazione delle fasce d'età più giovani con un programma dedicato alle scuole e agli studenti per fronteggiare le eventuali emergenze. Il piano di emergenza familiare lo abbiamo divulgato a tutti gli istituti scolastici per far sì che i bambini e i ragazzi diventino parte attiva del piano di emergenza appunto familiare, per cui come se fosse un piccolo compitino da svolgere a casa e quindi individuare quali sono i punti più sicuri in caso di terremoto, in caso di alluvione, preparare un kit d'emergenza, quindi un'iniziativa proprio dedita ai ragazzi.